Curatori ma anche guide della mostra allestita all'interno del Museo Etneo delle Migrazioni di Giarre. Gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo hanno accompagnato i giovani alunni di altri istituti in un interessante viaggio tra documenti inediti raccolti dopo una scrupolosa ricerca e testimonianza della lunga storia di emigrazione e di immigrazione siciliana. Una delle sale è stata riservata anche alla proiezione del documentario realizzato sempre dai ragazzi dello Scientifico con interviste ai protagonisti del fenomeno migratorio. Inaugurata lunedì scorso con un convegno tenutosi nella Sala Romeo del Palazzo delle Culture, l'esposizione rimarrà aperta al pubblico. La mostra è stata allestita nel 2008, solo che per un periodo si è fermata. Adesso noi con molto piacere, insieme all'insegnante professoressa Grazia Messina, abbiamo cercato di ripartire, appunto, siamo ripartiti, aggiungendo anche l'immigrazione, quindi approfondendo ancora di più certi aspetti. Ci immedesimiamo in un lavoro che è abbastanza piacevole. Per quanto mi riguarda, sono molto soddisfatto dell'operato che stiamo facendo insieme ai miei compagni e con la professoressa, perché è una storia che purtroppo ci ha colpito, quella dell'emigrazione, che ancora oggi ci sta colpendo. Però anche con i miei compagni abbiamo fatto dei lavori sull'immigrazione, che è un altro fenomeno che ci sta colpendo in particolare, e speriamo di dare un messaggio alla popolazione dei nostri paesi affinché possano aiutarci a migliorare questo museo e man piano renderlo sempre più importante nei nostri territori.